Ciao, mi chiamo Carlo. Oggi in questo video andiamo a vedere quattro tipi di quadriadi molto utilizzate. Due costruite sulla triade maggiore e due costruite sulla triade minore. Allora prendiamo come al solito come esempio il Do maggiore, in questo modo sarà più semplice. Allora noi abbiamo la triade maggiore, Do, Mi naturale e Sol. Se non sai cos'è una triade, vatti a vedere i video in cui parlo appunto delle triadi oppure dell'armonizzazione della scala maggiore, ti saranno molto utili. Noi abbiamo quindi Do, Mi, Sol. Ricordiamo, la triade è una sovrapposizione di terze, quindi Do, Mi, Do, Re, Mi, Sol, Mi, Fa, Sol. Adesso dobbiamo aggiungere ancora una nota sopra, quindi dal Sol, Sol, La e Si. Quindi andiamo a prendere un Si. Do, Mi, Sol, Si. Se mettiamo un Si naturale, notiamo subito che tra il Si, che è la settima, e il Do, che è l'ottava, cioè la tonica portata un'ottava sopra, c'è mezzo tono di distanza. Soltanto mezzo tono di distanza, quindi sono due tasti attaccati. In questo caso la settima si definisce maggiore. Quindi Do, Mi, Sol, Si sarà una triade maggiore con settima maggiore. Normalmente il siglato più utilizzato è quello C triangolino, appunto. Il C sta per triade di Do maggiore e il triangolino sta per settima maggiore. Normalmente nei siglati, quelli seri, quando mettiamo il numero 7 si intende quasi sempre settima minore. Per la settima maggiore si utilizza il triangolino. Altro esempio, sempre sulla triade maggiore, Do, Mi, Sol. Questo Si, anziché essere naturale, lo rendiamo bemolle, quindi Si bemolle. Do, Mi, Sol, Si bemolle. Questa qua è una triade maggiore con la settima minore. Riconosco che è una settima minore perché dista un tono dalla sua ottava o tonica superiore. Do, Mi, Sol, Si bemolle. La diteggiatura 2, 1, 4 e poi 2. Chiaramente posso farlo anche con altre diteggiature, ma questa è la più comoda. Quindi questa è una triade maggiore con settima minore e viene siglata normalmente come C7. Il C sta per la triade maggiore, Do, Mi, Sol. Il 7 sta per la settima minore, quindi quando è indicata la settima vuol dire che è minore. Passiamo alle triadi minori. Anche qua andiamo a mettere o un Si o un Si bemolle acuti. Quindi noi abbiamo di base, attenzione alla diteggiatura diversa qua, Do, Mi bemolle, Sol, quindi 1, 4, 3, a cui aggiungiamo o un Si naturale, chiaramente la settima sopra il Sol, Sol, La, Si, è sempre un Si come nota. Do, Mi bemolle, Sol, Si è una triade minore con settima maggiore, quindi questa qua la sigliamo come C meno triangolino. C meno sta per la triade di Do minore, Do, Mi bemolle, Sol. Il triangolino sta per la settima maggiore, Si naturale. Ultimo esempio, Do, Mi bemolle, Sol, Si bemolle. In questo caso abbiamo una settima minore messa su una triade minore, quindi il siglato qua sopra sarà C meno 7, il C meno per la triade Do, Mi bemolle, Sol, il 7 per la settima minore. Diteggiatura 1, 4, 3, 1. Bene, spero di aver fatto un po' di chiarezza se non conoscevi queste quadriadi, e andremo quindi a introdurre poi il discorso in futuro dell'armonizzazione della scala maggiore per quadriade. Quindi prenderemo l'altro video che ho già fatto soltanto con le triadi e andremo a metterci per ogni accordo anche le settime. Grazie per aver seguito questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao Carlo!